Salve a tutti, sono il professor Samari Francesco e in questa lezione svolgerò un esercizio di fisica. Allora, scrivo subito l'argomento. Mi rendo conto che nel mio canale affronto più argomenti e questa è una cosa insolita. Tant'è che all'inizio del video specifico sempre a che cosa. A quale argomento in particolare sto facendo riferimento. Del resto, io ho la passione, ed è in realtà anche il mio lavoro, quello dell'insegnante, relativamente alla. Io sono un ingegnere meccanico, quindi sono tanto appassionato, sono, diciamo, le mie materie. Che le materie che ho studiato di più sono quelle relative a matematica, fisica, meccanica, meccatronica, robotica e sono anche un insegnante, quindi ho fatto un concorso per abilitarmi, un concorso per diventare di ruolo e poi per amore, insomma, dell'insegnamento ho capito quanto potesse essere importante la scienza delle comunicazioni, la pedagogia e anche il sostegno. Relativamente anche al fatto che ci sono studenti che possono avere dei bisogni educativi speciali, e quindi per questo motivo mi ritrovo a fare video anche piuttosto diversi l'uno dall'altro. Cioè, l'ultimo video che ho fatto era relativo alle psicopatologie, adesso faccio video di fisica e potreste pensare, vabbè, ma. E siamo sicuri che è sempre lui? Sì, sono io. Non vi nego che per fare questo praticamente io studio tutto il giorno, però per me studiare è più una passione, una ricerca, è cercare di colmare la mia ignoranza. Mi rendo conto di essere tanto ignorante, di non conoscere tante cose e quindi niente, mi piace investire il mio tempo nella conoscenza e anche poi nella divulgazione della medesima, quindi ovviamente della conoscenza stessa. Allora abbiamo un esercizio in cui c'è una molla che a riposo si trova nella posizione A. Quindi in quasi tutti questi esercizi di fisica, una cosa che sarà sempre scritta, ma se non è scritta è data per implicita la questione è che la massa della molla è trascurabile. Massa della molla trascurabile. Lo dico perché voglio generalizzare trascurabile gli esercizi, nel senso che questo esercizio che sto svolgendo essenzialmente è un modo per risolvere tutti gli esercizi di questo tipo. Nei licei, negli istituti, in qualsiasi scuola non vi troverete a fare i calcoli con masse delle molle non trascurabili, perché la questione si complica molto di più. Quindi, ovviamente, di che cosa stiamo parlando? Di un caso ideale. Ideale significa che non è un caso reale, però significa anche che bene o male, non dico che i risultati sono identici, però le differenze in alcuni casi, tra le differenze tra un caso reale e un caso ideale, possono essere quasi trascurabili. Questa molla che è disposta verticalmente viene appesa a una massa di 40 grammi. E una volta che è stata messa questa massa di 40 grammi, c'è un allungamento della molla di 6,2 cm. Allora, la stessa molla, leggermente deformata e allungata, con appesa una massa che chiamo M. E nei dati comincio a scrivere che la massa che viene messa sulla molla 40 grammi e chiamiamo questa deformazione, chiamiamolo delta L1,
Questa delta L1 è 6,2 cm. Successivamente la molla viene tirata verso il basso di altri 8 cm. Quindi siamo situazione 1, situazione 2, situazione 3. Importante, lo dico sempre ai miei studenti, che una cosa veramente importante è riuscire a leggere bene la traccia e faccio uno zoom così il disegno più leggibile, perché ovviamente leggere bene la traccia e capire bene l'esercizio significa veramente tanto. E qui posso disegnare una manina in 3D, non ci riesco, ve la faccio bidimensionale, che tira ulteriormente questa molla, la quale si deforma ulteriormente di 8 cm. Quindi loghiamo questa ulteriore deformazione, chiamo delta L2, delta L2 uguale 8,0 cm. Ho messo una cifra decimale qui, voglio, anche se nella traccia non c'è scritto, desidero mettere una cifra decimale come approssimazione. Poi questa molla viene rilasciata e vengono fatte determinate richieste. Richiesta A: calcola il lavoro fatto dalla forza elastica quando la molla viene tirata dalla posizione, questa posizione lui la chiama O, alla posizione B. Quindi il lavoro fatto dalla forza elastica, quindi il lavoro forza elastica, mettiamo tra parentesi, nel tratto OB. Benissimo. Determina la variazione di energia potenziale totale del sistema a una distanza di 5 cm sotto al centro O delle oscillazioni. Quindi O è il centro dell'oscillazione. Un'oscillazione ovviamente è un moto che si ripete ogni periodo. Quindi questa molla, una volta tirata fino a questa quota, comincerà ad oscillare, quindi con ampiezza delta L2. Quindi questa è un'ampiezza, questa è un'altra ampiezza, comincerà a fare su e giù. Va bene? Adesso l'esercizio sembra impostato tutto sulla dinamica. Se fosse stato un esercizio impostato, cioè che richiedeva parametri cinematici, ovviamente avremmo dovuto usare le formule del moto oscillatorio. In questo caso credo che non ci sia bisogno, vedremo. Sono in diretta, quindi sto scoprendo i vari quesiti con voi. Continuo a leggere: determina la variazione di energia potenziale totale, forse l'avevo già letto. Quindi la variazione che chiamiamo delta energia potenziale totale, chiamiamola delta U. Io chiamerei delta U. Quindi B, la variazione delta U totale del sistema, però ad una quota di 5 cm sotto al centro O. Quindi conviene chiamare questo punto C. Questo punto C si trova a una distanza, chiamiamola delta L3, in cui delta L3 è 5 centimetri, delta U C, nella posizione C. Benissimo. Sicuramente bisognerà considerare il principio di conservazione di energia meccanica, perché una cosa che non ci dice, ma se non ce la dice vuol dire che possiamo trascurarla, è che non ci sono attriti. Ok? Cioè non ci dice che ci sono attriti, quindi sicuramente attriti con l'aria, attriti interni della molla, attriti di varia natura non sono presenti. E quindi sicuramente questo esercizio sarà risolvibile mediante la conservazione dell'energia. Allora, sappiamo che se viene inserita una massa M, la molla si deforma di delta L1. Quindi cominciamo con lo svolgimento. Sicuramente ci dà la massa. Dalla massa si può ricavare la forza peso, che è pari a mg. Sappiamo la deformazione per la legge di Hooke: F uguale kx
Quindi la forza in questo caso che si è esercitata sulla molla è proprio P, che è uguale a Kx, o a K delta L, x per x si intende la deformazione, nel nostro caso per usare la stessa simbologia lo chiamiamo K delta L1, quando si poggia la massa M, che siccome stiamo sulla Terra, la massa M crea una forza peso pari a mg, la forza peso è una grandezza vettoriale, e sappiamo che per la legge di Hooke questa quantità è k delta x, o meglio ancora k delta 1, quindi mg o k delta 1, per formula inversa si può ritrovare k che è uguale a mg al numeratore fratto delta L1. Allora, facciamo anche una bella cosa, spostiamoci nel sistema internazionale, M è 40 grammi, 1 grammo è 1 millesimo di chilo, quindi 40 per 10 alla meno 3 kg, quindi scriviamo 4 per 10 alla meno 2 kg. Poi delta L1 è 6,2 centimetri, 1 centimetro è 1 centesimo di metro, quindi 0, vabbè, lasciamolo 6,2 per 10 alla meno 2 metri. Delta L2 e abbiamo anche delta L3, quindi delta L2 8,0 cm che è uguale a 8 per 10 alla meno 2 metri, l'altro è 5 cm che è uguale a 5 per 10 alla meno 2 metri. Perfetto, siamo nel sistema internazionale, possiamo calcolarci il lavoro in joule e la variazione di energia in joule. Questo ve lo consiglio sempre. Allora, quindi la massa è 0,04, l'accelerazione di gravità la approssimiamo a 9,81. Vabbè, mettiamoci pure un'unità di misura, dai, 9,81 metro al secondo quadro. La variazione di deformazione abbiamo detto essere 0,062 metri, metro è metro sene pa. Benissimo. Ebbene, 6,3 newton su metro. Ricordo che il chilogrammo per metro sul secondo quadro è newton. Se divido per metro, newton su metro, ho la costante elastica o la costante rigidezza. Benissimo, basta usare una buona calcolatrice scientifica e questi calcoli veramente si fanno in 2 secondi. Trovata la costante elastica, si può trovare facilmente il... Allora, generalizzando la formula generale del lavoro della forza elastica è lavoro della forza elastica è uguale a 1/2 K per la posizione iniziale, la posizione iniziale la chiamiamo SA, meno 1/2 KSB al quadrato, le posizioni sempre al quadrato. Benissimo, quindi meno 1/2 K delta L, dove ovviamente SA e SB individuano la posizione iniziale e finale della molla. Quindi nel nostro caso la molla si è dilatata è passata da O a B. Quindi nel nostro caso diventa 1/2 K, e la posizione iniziale era SO al quadrato, meno 1/2 KSB al quadrato. 1/2 K si può mettere in evidenza e diventa SO quadro meno SB al quadrato, tra parentesi. E andando a svolgere i calcoli diventa quindi 0,5 per K è 6,3 newton su metro, per S0 è tutto in metri, S0 quadro sarà in metri quadri, quindi metro per metro quadro rimane newton per metro, il lavoro è proprio newton per metro, che è joule. Quindi ci conviene
a questo punto decidere un sistema di riferimento nel qua y è monoassiale e mettere l'origine proprio qui, in maniera tale che SO è 0, meno SB diventa negativo 0,080 al quadrato. E questo con la calcolatrice mi fa meno 0,02 joule. Benissimo. A questo punto, in fase di allungamento della posizione di equilibrio che ho verso la posizione B, in cui viene virata la molla, la forza elastica si oppone allo spostamento e quindi compie un lavoro negativo. E in questo caso, ovviamente, è la forza esterna, la forza della mano, a compiere un lavoro positivo. Quindi abbiamo scelto il nostro sistema di riferimento con origine in O e crescente verso l'alto. A questo punto si può calcolare la variazione di energia potenziale totale del sistema, che è data dalla somma della variazione di energia potenziale della forza peso e della forza elastica. Quindi la variazione di energia totale è pari alla somma della variazione di energia elastica dovuta alla forza peso, più la variazione dell'energia potenziale elastica. A noi ci chiedono quella totale. Il lavoro della forza elastica l'abbiamo già calcolato, questa è la richiesta A e questa è la soluzione. Allora, delta U per definizione è U finale meno U iniziale. Quindi si calcola adesso delta U della forza peso. Quindi è U finale e U peso in C, B, come l'ho chiamato? B. Sì. Ah no, però ce lo chiede, scusate, ce lo chiede a 5 centimetri di distanza. Quindi adesso dobbiamo calcolare delta U qui. E qui siamo a 5 centimetri dalla posizione di equilibrio. Quindi U peso in C, è giusto. Meno U peso in O. Quindi meno l'energia potenziale è la forza peso in O. L'energia potenziale ovviamente si calcola come prodotto MGH, quindi MGHC meno MGHO, ma sappiamo che HO è nullo, quindi lo elimino perché H con 0 è proprio 0 per il sistema di riferimento che abbiamo scelto. La massa abbiamo detto, l'abbiamo calcolata 4 per 10 alla meno 2. Quindi 4 per 10 alla meno 2 per 9,81 per HC dovrebbe essere meno 0,05 perché è negativa, sta al di sotto. Tutto questo ovviamente in joule. Uguale, faccio il calcolo con la calcolatrice e mi viene meno 19,6 per 10 alla meno 3 joule. Questa è la variazione dell'energia relativa alla forza peso. Adesso si deve procedere in maniera del tutto analoga per calcolarsi delta U dovuto all'energia elastica. Quindi U elastica in C meno U elastica in O uguale 1 mezzo K SC quadro meno 1 mezzo KSO quadro. K lo sappiamo, SC lo sappiamo, andiamo a sostituire i valori, quindi 1 mezzo K lo metto in evidenza ed era 6,3 newton al metro, 6,3
ed è SC meno S0, SC quadro meno S0 quadro. S0 quadro sappiamo essere nullo ed SC è meno 0,05 al quadrato. Benissimo. Qua mettiamoci un'altra parentesina perché è positiva la quantità, joule, e questo mi fa 7,88 per 10 alla meno 3 joule. A questo punto avevamo detto che la variazione dell'energia totale era questa, e quindi la variazione dovuta al peso è meno 19,6 per 10 alla meno 3 joule. La variazione dell'energia elastica è più 7,88 per 10 alla meno 3, adesso metto tutto tra parentesi, joule, e il risultato è meno 11,7 per 10 alla meno 3 joule. E questa è la risposta alla seconda domanda B. Benissimo, con questo io ho finito. Mi dimentico sempre di dirlo all'inizio, e ovviamente all'inizio mi seguite in tanti, alla fine spero che siete, che possiate rimanere gli stessi, ma ovviamente siete molti di meno. Io ve lo dico lo stesso: se vi è piaciuto il canale, mettete un like o un pollice in su, la stessa cosa, attivate la campanella per essere aggiornati sui nuovi video e iscrivetevi. Lasciate i commenti se volete nuovo materiale, che ci sarà sicuramente. Io per ora sono anche in una fase di esplorazione e quindi sto anche valutando, in base alle richieste, di inserire nuovo materiale anche in funzione delle richieste che mi mandate in tanti, e vi ringrazio veramente perché siete squisiti. Devo dire che finora mi avete messo tutti i pollici in su e questo mi rende estremamente felice. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata, giornata, mattinata, non so a che ora state vedendo il video, quindi buon proseguimento e basta. Alla prossima, un saluto, un caro saluto.